Buona giornata da Tatiana Gagliano. Importanti rassicurazioni dal generale Figliuolo sul fronte della campagna vaccinale in Piemonte. Il commissario straordinario ha annunciato l'arrivo nella nostra regione di almeno 2 milioni di dosi tra giugno e luglio. Dalla prossima settimana il sistema di prenotazione dei vaccini potrà inoltre comunicare a tutti gli aderenti giorno, luogo e ora della convocazione. Le vaccinazioni con prima dose degli over 50 in Piemonte si dovrebbero concludere tra il 20 e il 10 giugno per la fascia 55 59 anni e tra il 20 e 30 giugno per la fascia tra i 50 e i 54 anni. La solidarietà dimostrata dai cittadini di Alessandria sta cancellando almeno un po' di amaro lasciato al bar Invidia 97 dalla multa da 100 euro comminata dagli ispettori ambientali di Amag Ambiente per i 3 pesciolini rossi tenuti in una boccia di vetro e non in un acquario come prevede la normativa. Dopo la pubblicazione della notizia sul sito di Radio Gold, ha raccontato Sharon, titolare del bar, tanti alessandrini sono passati in Corso La Marmora per prendere un caffè e contribuire con quell'euro a saldare la sanzione della barista. Il comune di Alessandria ha ricevuto oltre 1 milione di euro dalla società Gestione Servizi Energetici per effettuare gli interventi di efficientamento energetico nelle scuole Rodare Villaggio Europa e Peter Pan Rattazzi. I lavori inizieranno a giugno e dureranno 12 mesi, ma non inficeranno il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico. Grazie a una fototrappola dell'Unione Collinare delle Gavi e con l'aiuto della polizia locale è stato individuato l'uomo che aveva abbandonato diversi rifiuti indifferenziati e inerti sulla riva di un rio in strada a Ponte Buio nel comune di Francavilla Bisio. Il trasgressore, un 60enne residente a Basaluzzo, dovrà ripulire l'area e pagare una multa da 600 euro. Per queste e tutte le altre notizie, sito radiogold.it.